episodio emozionante e ricco di sorprese di Affari Tuoi, andato in onda ieri sera su Rai 1, abbiamo assistito a un vero e proprio roller coaster di emozioni vissuto da Valentina, una coraggiosa concorrente proveniente dal Lazio. Scelta amara ad Affari Tuoi. Cos'è successo? Originaria di Bracciano, vicino Roma, Valentina ha dimostrato una forza e un coraggio non comuni. La sua professione? Vicebrigadiere dei Carabinieri. Al suo fianco, durante il gioco, c'era il compagno Alessandro, anch'egli appartenente alle forze armate, più precisamente nell'esercito. La gara ha riservato agli spettatori momenti davvero inaspettati, come quando il telefono usato da Amadeus è accidentalmente caduto dal tavolo, creando un momento di leggera confusione ma anche di ilarità tra il pubblico. La coppia si è battuta valorosamente, rifiutando diverse offerte e scegliendo di proseguire con il gioco fino alla fine. Sta per arrivare l'offerta più alta della serata, ha annunciato Amadeus, aumentando la tensione in studio. L'offerta in questione? Ben 45.000 euro. Valentina ha condiviso un momento di grande intimità con il pubblico, rivelando il suo sogno di mettere su famiglia e l'acquisto recente di una casa. Questi soldi non ci cambiano la vita ma sono un grande aiuto, ha spiegato prima di accettare l'offerta. Tuttavia, la vera sorpresa è arrivata poco dopo. La tensione è cresciuta mentre Amadeus giocava con le probabilità. Il dottore dice che con una delle cifre rimaste in gioco avreste potuto estinguere il mutuo. Valentina, nonostante la tentazione, si è detta comunque soddisfatta della sua scelta. Ma il destino aveva in serbo un colpo di scena. Dopo aver accettato l'offerta, la partita è continuata, per finta, e si è scoperto che il pacchetto scartato conteneva l'incredibile cifra di 300.000 euro. La delusione di Valentina è stata palpabile, ma è stata ammirevole per come ha gestito la situazione con grande dignità e sportività. Il dottore vuole mettermi ansia ma io sono contenta così, ha detto con un sorriso coraggioso, nonostante la consapevolezza di ciò che avrebbe potuto essere.